Salve! Salve, buonasera! Sto cercando un appartamento, tre stanze più bagno, magari già arredata, col posto auto incluso. Ok, 30 euro. 30 euro. E dove? Al centro commerciale. The Sims 4, lei lo compra perché tanto costa. E si fa la casa come vuole lei. Poi se fa il login, l'email, pure 25,90 euro, se non lo so. Ah! E il joystick. Lo offriamo noi. Ho la soluzione che fa per lei. Soluzione in centro, 200 metri quadri, posto auto e in tutto sono 800 euro, compreso condominio. Non è neanche tanto. Sì, è che c'è solo un piccolo problemino. Che problema? È che c'è un solo servizio. Vabbè, ma tanto io vado a vivere da solo. No, lei non sarà da solo. Ah, c'è un coinquilino. No, la proprietaria. Cioè, io dovrei andare a vivere con la proprietaria, ma lei sta bene? Assolutamente no. Ci tiene ai suoi spazi in un modo assurdo. No, allora non capisco. Guardi, la signora in questione è una donna vecchiotta di 89 anni, un po' malaticcia, sa? Se lei si spacciasse per un Ma badante. che mi spaccio come badante? A 30 anni mi metto a fare queste sceneggiate, ma per carità, e poi comunque io lavoro, non è che posso mettermi tutto il giorno appresso alla signora. No, guarda, lei è indipendente in tutto. Basta che la fa mangiare, bere, ogni tanto la passeggiata, si assicuri che faccia la pipì. Ma cos'è, un cane? Ma dai, ma quanto ancora può durare una donna in quelle condizioni in casa? Anche perché una volta che la casa sarà solo sua. Mi vergogno di parlare così di una povera anziana. 89 anni, potrebbe essere sua nonna. Quella è mia nonna. Ma come sua nonna? Ma allora ci vada lei? Perché io già avevo preso casa prima che lei si ammalasse, poi oggi provala a vendere una casa. Qua tutti che vogliono stare in affitto, è una tragedia. Lei è veramente una persona spregevole, se lo lasci dire. Si vergogni, sta tirando i piedi ad una povera E anziana. comunque non le ho detto una cosa, che fin quando la signora è in casa, il costo per lei è zero. Allora da gamba scenda a nonna. Anche 200. Quando inizia? Anche dopo. Ho una soluzione ideale per lei. Monolocale, 15 metri quadri, piano meno 4, un po' umidiccio. Però c'è una bella notizia. Ma meno 4 è una cantina. E questa è la bella notizia. Perché essendo dichiarata come cantina, lei non paga nemmeno una spazzatura. Scusi, potrei avere una casa dichiarata come casa? Guardi, lei è oltremodo esigente, se lo lasci dire. Pensa che tempo fa ho venduto una stalla a una famiglia che veniva dall'estero e mi ringrazia ancora. E da dove veniva? Da Nazareth. Allora, io ho una soluzione perfetta per lei. Un bel appartamento in centro, 200 metri quadri, posto auto, 1000 euro. Ottima! Però c'è un condominio da pagare di 250 euro mensili. 250 euro di condominio. Però c'è il portiere. E che di cognome fa Donnarumma? Lo conosci? Ma che brava persona, guarda, quello tutti i Natali porta le conserve, i sottoli, gli spumantini. Che persona squisita. Ho una soluzione che fa per lei, un appartamento condiviso, in open space al centro di Napoli, piano terra con una famiglia francese. Guardi, guardi, guardi che meraviglia! Ma che mi vuole fittare? Lo spazio sotto la Galleria Umberto. E chi sarebbe questa famiglia francese? I clochard! Pensa, feci il provino per Colorado, non mi presero. Poi mi ricordo quella sera mi venne un mal di pancia, iniziai a fare una serie di scorregge prima serata. Quando si dice una botta di culo.